Ciao, sono Sonia. Oggi andremo a fare una bella torta di carote. Ma prima iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. Ma adesso, sigla! Questa torta di carote mi è stata insegnata da un'amica in Piemonte, per cui è una torta un po' speciale, visto che viene da un'amica, no? Per le carote conviene usare quelle che si trovano adesso, quelle fresche. Vedete, c'ho ancora i gambi, sono quelle novelle, per cui carote. Avremo bisogno, oltre alle carote, quindi ho 8, 300 g di farina, una bustina di lievito, della vanillina, mezzo bicchiere di olio di semi, 200 g di zucchero semolato, un pizzico di sale e 3 uova. Primo passaggio fondamentale per questa torta. Dobbiamo pulire le carote, per cui le andiamo a tagliare sopra e sotto. Le andiamo a pulire con un pelapatate, in modo da avere meno scarto possibile. E a me mi si casca tutto dalle mani. Dette proprio papale papale, come lo dicono i marchigiani, va bene? Oh. Le andiamo a pulire. Una volta che le abbiamo pulite, le andremo a grattugiare, per cui io faccio queste operazioni, ci rivediamo dopo. Carote pulite e grattugiate. Io ovviamente ho usato la grattugia quella a mano, ma potete grattugiarle come volete. Ho anche unito vanillina e lievito alla farina. Adesso andiamo a sbattere le nostre uova con lo zucchero, per cui zucchero. Andiamo a rompere le uova. E le andiamo a sbattere per bene. Cominciamo a frullare le uova e lo zucchero. Adesso andremo ad aggiungere l'olio al nostro impasto, ma prima aggiungiamo anche il pizzico di sale alla farina, in modo da non doverlo incorporare più in seguito, ok? Allora lo mischiamo e lo lasciamo da parte, tra poco lo riprendiamo. Versiamo il nostro olio all'interno dell'impasto con l'olio, con lo zucchero e uova. Diamo una leggera impastata. Ho detto impastata, ma questo non è un impasto. È una torta diversa, non è un impasto lievitato, è diverso. Comunque, andiamo ad aggiungere piano piano la farina. Lo vedete, ogni tanto le cavolate le sparo, ma... no, lo dovreste sapere che le cavolate ogni tanto scappa, è normale. Per cui spostiamoci un po' e cominciamo a mischiare la farina. E vado ad aggiungere tutta, piano piano, poco piano piano, poco per volta. Abbiamo ottenuto un impasto molto ma molto sodo. Vedete quanto è sodo rispetto al semplice. Questo è molto più duro del normale. Ma adesso andiamo ad aggiungere le carote, che comunque sono umide e daranno morbidezza. Qui le mischiamo un po' a mano e aggiungiamo piano piano le carote. Adesso andiamo a mischiare per bene e incorporiamo anche queste. Io ho già acceso il forno a 180 gradi, per cui
siamo già pronti, eh? Appena è ora, inforniamo. Impastiamo per bene, incorporiamo per bene le carote. Impasto pronto. Guardate che carino che è. Ma che carino che è. Adesso lo metto nella teglia e lo andrò a cuocere in forno. Ovviamente io parlo per il mio forno, voi regolatevi col vostro, ok? Io la vado a cuocere a 180 gradi per 45-50 minuti, poi mi regolerò di conseguenza. Per cui andiamo a mettere il nostro impasto e ripuliamo la ciotola. Questo ormai dovreste saperlo. Ripuliamo tutta la ciotola. Lo andremo a infornare a 180 gradi per 45-50 minuti. Per cui noi ci vediamo dopo. Torta pronta, profumata. A tutti gli effetti, devo essere sincera, è profumata, Perché sembrerà strano, ma si sente, quel tocchetto di carota si sente. Ed è anche bellina, dai, voglio dire. Io l'ho lasciata così al naturale, ma nessuno ci vieta una bella spolverata di zucchero a velo sopra, È ancora tiepida. L'ho fatta sfreddare, Non è che l'ho fatta sfreddare un po', ma è ancora tiepidina. E c'è un profumino che non è niente male. Vediamo un po' come è venuta all'interno, però. Allora, vediamo un po' se sono brava a tagliarla. Molto morbida. Sì, è morbida. È proprio bella morbida. Prendiamo la fetta. È talmente morbida che si è spezzata la punta. Guardate che bella! Guardate che carina che è! Visto? Sì, si è rotta anche la punta. Questo significa che è molto morbida. Mi è venuta l'acquolina, come sempre. Mi è venuta l'acquolina. È un buon profumo. Vado all'assaggio? Vado all'assaggio? Però morbidissima, perché è morbidissima. La carota si sente, non si sente comunque sia, essendo grattugiata, non è che ci sia un'esplosione di sapore, però è molto molto buona. Avete presente le camille che faceva una nota marca tanti anni fa? Penso che la faccia ancora adesso. Beh, non possiamo dire che non ci siamo, Altro che, molto buona. Ok, come ho detto, se no me la finisco tutta io. Se avete voglia di provare a farla, fatemelo sapere. Io intanto vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!